Ciao, volevo salutarvi a tutti quanti, voi del Sammaritano e a tutti gli amici che mi stanno accanto. Volevo darvi un abbraccio forte, come mio cuore desidera. Sapete, mo sto passando questo momento un po' di difficoltà, però pensate che state sempre nel mio cuore. E vi abbraccio forte forte. Ognuno di voi un bacione. Sono Concetta. Allora, io sono Max, il papà di Michael, e vorrei dedicare Amazing Day dei Coldplay, sempre tanto per cambiare, a Michael, sperando che finalmente sia un giorno fortunato, che presto possa andarsene un pochettino a casa, rilassarsi e avere tutto un panorama diverso che queste quattro mura qui dell'ospedale, anche se tutti qua sono fantastici, e compreso Don Roberto. E ciao! Ciao Michael. Ciao. Ciao amici, siamo insieme a Marcella. cara Marcella, volevo chiederti così un pensiero per tutti i tuoi compagni di viaggio qui al Padiglione 6. Da una donna che, sapete amici, mi accoglie sempre in piedi con una tuta da ginnastica rosa, che mi insegna, a me prima di tutto, ad affrontare le difficoltà in piedi. No, auguro a tutti di rimettersi presto e di affrontare questo periodo che non è certo bello con coraggio, con serenità e certi che il Signore aiuterà tutti quanti. Quanto è per te importante la fede in questo percorso difficile? Tanto, ero già credente, però ora è come se avessi una spinta in più, qualcosa in più che mi fa stare serena, affronto tutto quello che c'è da affrontare con, non dico coraggio, però con una serenità e una determinazione. Amici di Luce San Martino, siamo con una ragazza speciale che si chiama. Nisai? Allora, per lei tanta preghiera, per lei come per tutti i nostri amici del Padiglione 6, tanta preghiera, tanto affetto, tanto amore. La preghiera che nella lingua thailandese, perché tu sei della Thailandia, com'è che si dice pregare? Atitan. E chiediamo anche tanta pace nel cuore, e pace si dice? Kohemi kwam su, kwam sungop su. E ti mando un bacio. Mua. Dedico a mia figlia Sara una canzone di Tiziano Ferro e ancora grazie per quello che hai fatto. Amore mio, ciao da Betty, dalla mamma. Voglio farti un regalo. Sono la mamma di Kutri Caterina, una ragazza di origine calabrese ricoverata in ospedale in Bellissima, abandono posso dirlo? e io auguro a mia figlia tutto il bene del mondo. E noi siamo Grazie. uniti. Grazie, Allora, padre. tutti noi che siamo all'ascolto adesso di questa radio, concentriamo preghiera, amore, tutto quello che è su di voi, sulla vostra famiglia. E io ho tanti amici che sarebbero contenti di conoscerla, tua figlia, chissà, eh? Speriamo perché mia figlia è una ragazza veramente umana, brava. Non è che poi adesso che ci sente si vanta. No, non lo faccio per questo, però Scherzo. è la verità. Ti vogliamo bene. Grazie. Gli auguro tutto il bene del mondo, ma a tutti i giovani che soffrono, che sono in questi ospedali. Vogliamo bene. Ciao. Ciao. Forse è vero, mi sono un po' addolcita la Ciao a tutti, sono Rocco. Domenica è la giornata delle Palme, il giorno ricordato come l'entrata di Gesù a Gerusalemme. Per ricordare questo evento si festeggia la Domenica delle Palme. Gesù viene accolto a gran festa e la gente sventola rami di ulivo e di palme, simbolo della pace. Gridando, benedetto colui che viene nel nome del Signore,
e pace in terra e gloria nel più alto dei cieli. Allora voglio augurare a tutti pace e alle persone, a tutte le persone, e che l'ulivo entri in tutte le case e porti pace e serenità. Un abbraccio a voi tutti, Rocco. Ciao a tutti, sono Enza. In questo momento mi trovo allo Stadio San Paolo per assistere alla partita Napoli-Genoa. Un bacio e la canzone Scegliela tu, donna, a piacere tuo. Ciao, un bacio. Pioggia e sole cambiano. Cari amici del Padiglione 6, sono Anna. In occasione della festa del papà, ho pensato stasera di rivolgere la mia dedica proprio a tutti i papà guerrieri. Per l'occasione ho scelto una semplice poesia che voglio donarvi attraverso la voce della mia piccola Marianna. Mio carissimo papà, voglio dirti una poesia che nel cuore chissà stia. Cinque sono le parole della piccola poesia, è davvero tutta mia. Io ti voglio tanto bene, la poesia è tutta qua. Ti può togliere le pene, ti può dar felicità. Io ti voglio bene. Cinque semplici parole che davvero aiutano a togliere le pene e a superare tutti i momenti di difficoltà. Tenete duro, presto tornerete ad abbracciare i vostri figli. E non dimenticate mai che c'è un padre più grande in cielo che ce lo ripete ogni giorno. Io ti voglio bene. Per voi la canzone di Cesare Cremonini, Padre e Madre. A presto, amici. Ciao a tutti, un saluto da Annalisa e dalla mia piccola Lucy, il mio barboncino. Niente, vi volevo dedicare la canzone di Maluma, Io pensando e ti, mi sembra che si intitoli così. Poi Don Roberto penso che mi abbia capito qual è la canzone e quindi la mia dedica. Niente, stasera è una grande serata perché c'è un grande partitone, Napoli-Genova, e la mia città del cuore. E poi ovviamente Genova, diciamo la mia seconda città in cui dove sono rinata. Quindi per me è una partita alla pari. Vabbè, però sempre un pochettino deve vincere il Napoli, sempre meglio che vinca il Napoli, però è quasi, diciamo, una partita alla pari. Beh, un saluto a tutti e vi auguro una presta guarigione. Don Roberto, buonasera. Volevo correggere gli errori che ha fatto mia moglie in questa registrazione, che ha menzionato il cane e non il marito, e poi che ha detto che devono pareggiare. Ti dico assolutamente no, perché il Napoli deve vincere e il Genoa può vincere tutte le altre. Un bacio, a presto. Felipe Peláez, ciao a tutti, sono Simona della quarta E e vi voglio dedicare la canzone Il mondo prima di te di Annalisa. Ciao, mi chiamo Nicolò della quarta E della scuola Giancarlo Siani. Vi voglio dedicare la canzone Carritale di Gali. Fumo, entro, cambio faccia. E come ogni anno, il martedì prima della Settimana Santa, insieme a Padre Agostino, a Sandro e a tutta la comunità di Sant'Egidio, all'interno del Padiglione 6 viviamo il momento benedetto, perché è proprio così, della benedizione delle palme. E allora lo viviamo insieme a voi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore e la sua pace sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli carissimi, voi che siete nella sofferenza, veri crocifissi, la Chiesa e tutta la comunità ecclesiale prega con noi per voi. Signore, soccorri questi tuoi figli dal loro dolore. Ripresentiamo, o Gesù, il tuo ingresso in Gerusalemme, osannato con rami di ulivo. Entra con noi nelle loro camere. Dona un respiro nuovo, concedi nella tua infinita misericordia sollievo al corpo e allo spirito a questi tuoi fratelli visitati dalla sofferenza. Ricorda, o Gesù, che ogni camera è un calvario. I tuoi figli sono gettati nel dolore spesso più atroce.
Essi, come figura e presenza di te, o Signore, hanno i loro cari che partecipano silenti con Maria, come Maria, al dolore della croce. Ricorda, o Signore. O Signore, questi rami d'ulivo che benediciamo, sei tu, Altissimo, a donarli al tuo Cristo in croce, presente in questi malati. Ricordati anche, o Signore, di tutti coloro che sono passati da questo Calvario e che, rientrati nelle loro case, ti lodano con la salute riavuta. Ripetiti, o Signore, te lo chiediamo a mani alzate. Aiuta il personale medico, gli infermieri e chiunque presta servizio in questo reparto con la tua grazia. Dono, Gesù vittorioso, la forza a combattere. Aiuta i medici a trovare la terapia giusta. Solleva con le mani degli infermieri e del personale il corpo sofferente del tuo figlio chiuso in quella camera. O Spirito Santo, infondi nei cuori di chi passa in questo padiglione il tuo spirito. Ritrovarci insieme oggi qui per noi è un po' ritrovarci a casa, anche se non ci conosciamo personalmente, magari con tanti, a parte con i medici, gli infermieri. E si entra sempre però sempre un po' in punta di piedi in queste stanze, si entra veramente sempre un po' in punta di piedi. Io so bene che in queste stanze viviamo ogni momento con trepidazione, che ogni istante è denso, è lungo, e noi siamo sempre alla ricerca della possibilità di un segno dell'uscita. Sappiamo che non esistono scorciatoie, non c'è modo di saltare il passaggio attraverso questa porta, che tante volte ci sembra stretta, molto stretta. Però in questo noi troviamo oggi una liberazione, un segno di liberazione, perché noi non siamo soli. Il Signore è con noi. Il disegno del male è proprio quello di farci sentire isolati, soli, magari anche sbagliati, o a volte colpevoli addirittura, ma non è così. Noi viviamo un momento difficile, ma il Signore non è un compagno distratto, è come uno di noi che soffre con noi. Non è uno che ci accompagna e basta, è uno che cammina davanti a noi, nel buio e nelle spine, che soffre egli stesso, ma cammina davanti a noi perché ci sia un passaggio attraverso il quale possiamo passare. Nel Vangelo di Giovanni si legge una cosa che mi ha sempre colpito, dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna. Gesù non dice avrà, o avrà se te la meriti, ma ha la vita eterna. Il Signore col Vangelo ci mette nei cuori sin da adesso il segno della vita, il segno della resurrezione, il segno dell'immortalità. Allora, di fronte alla nostra debolezza, alla nostra precarietà, queste parole ci strappano da un baratro, che è il baratro della solitudine, che è già il primo segno di resurrezione e di guarigione. C'è un ramo di ulivo che adesso ci scambiamo, benedetto. Questo ramo è un segno della pace, è un segno dell'alleanza del Signore con ciascuno di noi. E insieme all'ulivo ci scambiamo una promessa, che pregheremo per ognuno e che ognuno di noi, in queste stanze, fuori da queste stanze, pregherà a sua volta per altri. Nessuno è così debole in difficoltà da non poter pregare per qualcun altro. Ricordiamocelo questo. Questa è una promessa che il Signore ci fa precedendoci nella sua resurrezione. E buona Pasqua a tutti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore, benedici noi e questi rami di ulivo che portino la tua gioia, la tua serenità e la tua forza. E un po' di più. Osanna al figlio di David, osanna al Redentor, osanna al figlio di David, osanna al Redentor. Apritevi, o porte eterne, avanzi il Re della gloria, nei cieli e sulla terra
Eterno è il suo potere. Osanna al figlio di David, Osanna al Redentore. Osanna al figlio di David, Osanna al Redentore.